Dalla diretta Mezzogiorno in Famiglia di oggi, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 1 aprile 2019, scopri la classifica della settimana con voti e stelle per ogni segno zodiacale. Per visualizzare la classifica segni ufficiale di Paolo Fox, aggiorna questa pagina dalle ore 12:20 circa. Resta aggiornato sull'andamento del tuo segno zodiacale con l'oroscopo della settimana di Paolo Fox da Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. È cresciuta la voglia di fare dell'Ariete, anche se delle volte tende ad essere un po' troppo critico e polemico. Entro maggio e giugno possono esserci delle novità per il Toro, come una riconferma o qualcosa di importante. Dopo un periodo teso, l'oroscopo settimanale segnala recupero per i Gemelli. Se i nati Cancro si sono pentiti di una scelta di amore, ora potrebbero ritornare ad esempio, sui propri passi. Nelle ultime tre settimane Venere opposta ha creato disagi in amore al Leone. Nel lavoro c'è tanto da fare e non è escluso quindi che per i nati del segno della Vergine al momento le priorità siano rappresentate soprattutto dallo studio e dal lavoro. Anche le questioni pratiche devono essere risolte, e per le quali alla Bilancia converrebbe evitare scelte azzardate. L'oroscopo settimanale segnala allo Scorpione che l'ottimo aspetto di Venere vi aiuta ad andare d'accordo con gli altri. Giove è in buon aspetto, le novità non tarderanno ad arrivare per il Sagittario. Per l'oroscopo della settimana c'è una condizione astrologica interessante per il Capricorno. Ora l'Acquario parlerà chiaro. Chi per troppo tempo è stato accondiscendente, ora potrebbe rifiutarsi di continuare ad esserlo. Con Venere nel segno, se in amore non ci sono novità per i Pesci, è perché siete voi a chiudervi in voi stessi. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 1 aprile 2019, segni in prima posizione in classifica. Scorpione 1 grado, siete molto motivati ed innamorati. L'oroscopo settimanale segnala che l'ottimo aspetto di Venere vi aiuta ad andare d'accordo con gli altri. Chi ha un grande amore ultimamente potrebbe essere stato piuttosto assente. Chi invece ha dato priorità al lavoro ora avrà l'opportunità di poter recuperare. L'oroscopo della settimana vi consiglia di approfittare delle prossime giornate per organizzare qualcosa di interessante per le festività pasquali. Le prossime settimane sono intriganti proprio per le relazioni. Anche se ci sono stati dei problemi in amore, puoi ritrovare maggiore serenità. Toro 2 gradi. Avete una certa agitazione interiore che però andrà via via scemando. L'oroscopo settimanale segnala Venere in ottimo aspetto che con Marte nel segno, indicano che questi momenti sono interessanti anche per quanto riguarda i sentimenti. Nelle ultime tre settimane se avete un grande amore, non gli avete dato lo spazio giusto. Chi invece ha un amore contrastato adesso avete un atteggiamento più tollerante. Le relazioni che hanno resistito alle ultime tre settimane sono veramente forti. Questo è un periodo interessante anche per le proposte. Entro maggio e giugno possono esserci delle novità come una riconferma o qualcosa di importante. Magari stai lavorando tu stesso ad un progetto ed ora ottieni i riscontri che meriti. Pesci 3 gradi,
con Venere nel segno. Se in amore non ci sono novità, è perché siete voi a chiudervi in voi stessi. I nati pesci quando hanno paura di innamorarsi troppo o di soffrire, allora bloccano le proprie emozioni. Ma se non ci sono blocchi, bisogna andare avanti veloci. Anche un accordo può essere messo a posto. Non tutte le gestioni legali sono state gestite al meglio, ma questa settimana avete l'opportunità di risolvere qualche contenzioso. Capricorno 4 gradi, c'è una condizione astrologica interessante. Ora avete bisogno di recuperare in amore. Questo è il momento è buono per fare chiarezza dentro di voi e cercare di andare avanti meglio. Entro maggio bisogna fare scelte importanti. I prossimi 3 mesi quindi saranno molto interessanti, soprattutto per le questioni sentimentali. Bisognerà impegnarsi tanto per la realizzazione di un evento o di un progetto che vi riguarda direttamente. Fare delle cose importanti per se stessi e per gli altri comporta grande stress. Marte e Urano in buon aspetto però assicurano un buon successo. Anche se state lavorando dietro le quinte, riuscite comunque ad ottenere un buon risultato. Delle volte siete isolati anche perché non riuscite ad esprimere al meglio tutto ciò che volete. Classifica della settimana di Paolo Fox dal 1 aprile, segni stabili di oggi. Leone 5 gradi, le ultime settimane sono state abbastanza agitate e polemiche. Volete sempre arrivare primi. Ma è importante, come ricorda l'oroscopo di Paolo Fox, non cantare vittoria prima di averla vinta sul serio. Un atteggiamento troppo spavaldo rischia di creare situazioni imbarazzanti e dei nemici. Nelle ultime 3 settimane Venere opposta ha creato disagi in amore. Ma ora finalmente si recupera. Aprile, soprattutto durante la seconda parte del mese, sarà caratterizzata da un grande successo. Quando qualcosa non va bene, dite sempre che è colpa degli altri. Come pure in amore ora però ci sarà una buona occasione. Se avete un progetto o un programma che volete far partire, tra aprile e maggio, ora avrà un buon esito. Cancro 6 gradi, Venere torna positiva. Adesso possono chiamarvi per fare delle proposte. Dovrete rispondere, non lasciatevi frenare dalle incertezze dettate dal solito Saturno in opposizione che dallo scorso anno vi ha costretto a cambiare dei riferimenti. Ora avete tagliato con diverse situazioni. Dovete capire cosa c'è da fare. C'è ancora un po' di confusione, delle perplessità che però possono essere superate. Se vi siete pentititi di una scelta di amore, ora potresti ritornare ad esempio, sui tuoi passi. Chi invece è soddisfatto della propria storia, la conferma. L'oroscopo settimanale indica che siete meno tormentati rispetto al passato. Bilancia 7 gradi, avete momenti di grande entusiasmo ed altri invece in cui fate fatica ad essere tolleranti proprio con voi stessi. Infatti in alcuni momenti vi pentite delle cose dette. Oppure pensate di essere stati poco incisivi, o che sarebbe stato meglio comportarsi diversamente.
Per l'oroscopo settimanale dal 1 aprile ci sarà una condizione astrologica molto importante ed in questo momento mantenere la calma conta. Anche le questioni pratiche devono essere risolte, e per le quali converrebbe evitare scelte azzardate. Vorresti cambiare ma non avere delle risorse necessarie o la stabilità di cui avete bisogno vi penalizza molto. Il sole in opposizione vi agita anche col desiderio di voltare pagina che si fa sempre più forte, ma non sempre sussistono le condizioni per poterlo fare. Ariete 8 gradi, il sole nel segno, è tornata una grande vitalità ed energia. È cresciuta la tua voglia di fare anche se delle volte tendi ad essere un po' troppo critico e polemico. Ti piace fare il pioniere, scoprire per prima le cose. Non ti fermi e cerchi sempre nuovi stimoli. In amore la fase più difficile è stata durante il mese di febbraio. Le storie che hanno superato questa crisi ora vanno avanti meglio. Le storie che invece nascono ora sono molto intriganti. Questo è un anno che dà le cose ad intermittenza. Un progetto interessante che magari stai curando ora, potrebbe finire entro giugno. Come spesso ricordato da Paolo Fox, questo è un periodo di soluzioni part-time. Se avete più mansioni, cercate di portare avanti più impegni contemporaneamente, ma non è facile. Ultimi segni in classifica dell'oroscopo settimanale di Paolo Fox. Acquario 9 gradi, siete dei polemici. Difficilmente assecondate quello che vi dicono gli altri. La vostra natura un po' polemica rappresenta però il tratto distintivo di una personalità esclusiva che vi consente di distinguere dagli altri. Questo però è un momento particolare perché siete polemici con voi stessi. Si tratta però del transito di Urano dissonante. Ora tutto ciò che non è stato fatto o tutto ciò che è stato tollerato in questo periodo, non sarà più tollerabile. Ora l'acquario parlerà chiaro. Chi per troppo tempo è stato accondiscendente, ora potrebbe rifiutarsi di continuare ad esserlo. La vostra volontà di ribellione sarà fonte di disagio. L'oroscopo della settimana 1 aprile 2019 indica che in amore e nel lavoro le situazioni che non valgono saranno archiviate. Sagittario 10 gradi, le ultime settimane sono state piuttosto difficili anche dal punto di vista fisico. Questa tensione può riversarsi in amore. Secondo l'oroscopo della settimana, potresti non avere la possibilità di dedicarti completamente al partner, e ciò comporta dei malumori. Possono esserci chiamate interessanti nel lavoro. Giove è in buon aspetto, le novità non tarderanno ad arrivare. Le stelle segnalano che è arrivato il momento di dimostrare le proprie capacità. Devi dimostrare quanto vali ad una prova importante. Per te arrivare pronto a questa prova e dare il massimo sarà decisivo. Una buona occasione, se non è arrivata, a breve arriverà. Vergine 11 gradi, è una settimana di recupero, anche se non mancano i momenti di tensione e di agitazione. In generale questo è un anno positivo, ma possano capitare delle situazioni che devono essere un po' controllate.
sono soprattutto le complicazioni del lavoro che possono creare dei malumori. All'apparenza i nati del segno sembrano calmi e ponderati, ma quando perdete la calma, è difficile poi tenervi testa. A complicare la vostra condizione possono essere anche delle problematiche di amore, oppure dei malintesi in famiglia che vi renderanno ulteriormente polemici. Nel lavoro c'è tanto da fare e non è escluso quindi che per i nati del segno al momento le priorità siano rappresentate soprattutto dallo studio e dal lavoro. Gemelli 12 gradi. L'oroscopo della settimana segnala recupero. La determinazione non vi manca. Ma la gestione pratica di determinati eventi e la risoluzione di determinate problematiche potrebbero costringervi a dovervi impegnare di più, a considerare soluzioni alternative. Giove opposto indica che manca la possibilità di stipulare accordi o di realizzare concretamente in maniera immediata determinati risultati. Ci sono risposte che tardano ad arrivare, soluzioni che non arrivano. Giove in opposizione indica che bisognerà impegnarsi di più per raggiungere determinati traguardi. Le cose che fate comportano delle tensioni. I sentimenti vanno tutelati e ora avreste bisogno di maggiore comprensione da parte delle persone che vi sono vicine. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.